vengono attaccati loro reagiscono. Anche no, non è detto. Ma se ci pensi un attimo, giusto? Però il nostro motto è sempre lo stesso. Certo, solo questo. Questa gente non siamo qua per i nostri diritti. Quando faranno giusto? Quelli che sono riusciti e non hanno avuto paura della pioggia e sono qua, senza paura. Perché non pensiamo che la lotta si combatte solo quando c'è il sole, quando c'è bel tempo? Giusti? O sbaglio? Giusto. È nella tempesta che si vedono i duri. Beh, appunto, vedi? Quindi siamo in pochi. Non so quanti siete in teoria. A me mi hanno chiamato, mi hanno chiesto Vittorio vuoi venire? Io sono venuto molto volentieri, visto che ero a Padova. Sono qua. Come un fratello, come sempre diciamo. Siamo tutti fratelli, tutti uguali, io sono un operaio. Dall'altra parte ci sono i portuali a Trieste. Qua ci sono gli operai, giusto? Qua bisogna, ragazzi, che ci muoviamo tutti. Ma senza combattere l'uno contro l'altro, dobbiamo essere un unico pugno. Pacifico, ma un unico pugno. Dobbiamo smettere di litigare tra di noi, aver paura della pioggia, aver paura di qualsiasi cosa che abbiamo paura. Perché, se non l'avete ancora capito, quelli che stanno a Roma giocano sulle nostre paure. Adesso ci stanno chiudendo tutte le piazze. Libertà! Sì! 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 Green Pass! No! Green Pass! No! Libertà! Sì! E quindi, visto? Bisogna ridere e stare tutti in compagnia, perché per come la vedo io, essendo un figlio tra parenti di genitori che seguivano i francescani, Sant'Antonio, a me mi hanno insegnato che col sorriso e con una rosa si può distruggere qualsiasi male di questo mondo. È difficile, lo so. Pensi che io sia il primo a dirti casboccio se mi arriva qualcuno in quella maniera lì? A posto di no, non serve, ragazzi. Apposta di arrivarmi con l'idrante a quanto è bello, esatto, chi c'era? Per quello parlo che mi ricordavo di avervi visti. Ma cosa abbiamo fatto noi? Siamo stretti e abbiamo guardato in faccia gli agenti e gli abbiamo detto ma anche voi ci avete una famiglia come noi, e loro non ci hanno subito, perché se volevano caricare, ragazzi, lo facevano, ma caricare non è al 100% quello che è successo. Perché se vogliono caricare, come avete visto a Pisa, a Firenze, come avete visto a Roma. Perché? Perché noi popolo non abbiamo capito ancora una cosa. Non abbiamo le armi che hanno loro, però abbiamo un'arma molto più potente. Ed è questo l'amore. È difficile da capire, ma quando lo capiremo tutti, io sono sicuro che questa guerra la vinciamo. Il Green Pass lo tirano via. L'obbligo di vaccinare. Bravo! E per quei pochi che siamo, basta poco, basta un segnale. Non eravamo in tanti sul porto, eravamo in pochi. Guardate che segnale che abbiamo mandato a tutta Italia, a tutto il mondo. Ma eravamo uniti, era la nostra disperazione, la nostra rabbia. Non ci volevamo alzare da per terra, ma non perché non eravamo grossi abbastanza. Perché, guardatemi, è sempre piccolo. Cioè, paura di andare addosso a un altro? Non ce l'ho. Però in quel momento lì abbiamo deciso di non farlo. È stata roba di un secondo. Però a tutti noi, quelli che erano lì, hanno fatto capire una roba. La forza non è sempre quella brutta contro quella brutta. Alle volte un fiore, un guardarlo negli occhi, il tuo nemico, e dirgli ce l'hai anche tu un figlio, io combatto anche per te. E queste parole le ho dette io, quindi so quello che io dico. È come dire a tutti voi, smettete di litigare l'uno con l'altro, perché uno è un giornalista, uno è un poeta, uno è un... siamo tutti italiani. Finché non smetteremo questa stupidaggine qua, è logico arriverà un Draghi, ma anche se non si chiama Draghi, si può chiamare qualsiasi altro nome. Un Beppe Grillo che prima ci dice non voglio vaccinarvi, dopo è il primo che mi incula. Non siete un gregge di pecore, siamo un branco di leoni. Siamo leoni! Come dite voi qua? Leoni! Come dite voi qua a Venezia? Siamo leoni? Ragazzi,
abbiamo il leone, siamo della Repubblica Veneziana. Non so se molti di voi si ricordano benissimo i soldi che faceva qua, Venezia, ok? E il rispetto che c'era nel mondo di Venezia, era conosciuto in tutto il mondo. Ma perché dobbiamo ridurci ad essere delle pecore? Bisogna rispettare le forze dell'ordine. Anche se loro, come dice qualcuno, ci vengono addosso, va bene. Sono pagati per questo. Giusto? Ma la coscienza mia è a posto. Hanno giurato sulla Costituzione, però. Ma loro hanno giurato, quello che hanno fatto, non è un problema nostro. Noi stiamo facendo la nostra guerra, giusto? La nostra guerra è pace. Signori. No, la nostra guerra, se voi seguite un determinato tipo di guerra, non è armi contro armi, perché non vinceremo mai. Assolutamente. E allora bisognerebbe che impariamo... Le persone che hanno giurato sulla Costituzione... Ma è una. Allora devono rispettare. Va bene, rispettiamolo prima noi. E l'altro giorno al Parlariva, sapete quanta gente c'era? Che è giusto che i ragazzi vanno a divertirsi, avevano una voglia. 150, non il 50, non c'era nessuno di loro là. Non c'era nessuno. È vero. Ma noi siamo quelli che diamo più fastidio. E quelli